Il primo spacchettamento dell'anno! 2019, continuano gli spacchettamenti su questo canale. Come primo spacchettamento del nuovo anno, per voi una bella chicca dal Giappone. Anzi, non solo una, ma 1, 2, 3, 4, 5, 6 chicche dal Giappone! E tra l'altro mi sono comprato questo cappello che secondo me per gli spacchettamenti andrebbe benissimo perché c'è scritto Bastardo Fortunato, Lucky Bastard. Sono io quando trovo le carte fighe. Però va bene, mentre decidete con il sondaggio qui sopra quale cappellino sia più figo tra Lucky Bastard e quello dei Pokémon, per oggi metterò il caro vecchio cappellino dei Pokémon. Che comunque, cioè, è sempre troppo bello, uno dei cappellini Pokémon più belli che abbia mai visto. Ma quindi, che cosa ha oggi per voi il caro Dlarz da spacchettare? Avrete sicuramente visto tutto dalla copertina e dal titolo del video, ma ecco i prodotti di oggi. Le 5 bustine del set base versione 2016 del ventesimo anniversario di Pokémon, più il blister della stessa espansione, tutto in plastica, con all'interno 3 bustine e 2 carte promo. In giapponese, bellissimo, questo ce l'ho da 2 anni perché l'ho comprato nel 2016 e in realtà non avrei voluto aprirlo, solo che mi sono reso conto che 5 bustine forse sono poche. E a questo punto mi conveniva unire 2 cose della stessa espansione per un video. Vi raccomando, un mi piace solo per il fatto che questo non volevo aprirlo e lo sto aprendo lo stesso. E adesso, megafono alla mano in caso dovessimo trovare qualcosa di bello e si comincia! oh yes, eccoci qui, abbiamo le nostre bellissime 5 bustine, ve le faccio vedere anche da vicino: Charizard, Venusaur, Nidoking, Tangela, Rattata, Farfetch'd e Clefairy. Sono presenti sulla copertina di queste bustine, sono bellissime in giapponese con il logo di Pocket Monster, ventesimo anniversario, queste sono uscite nel 2016 ed è praticamente il set base remake, tipo evoluzioni, però la parola evoluzioni non voglio dirla perché mi dà l'orticaria. E qui abbiamo il blister. Un pezzo anche abbastanza pregiato, che non volevo aprire, come vi ho già detto, dal quale non vorrei separarmi nella sua versione ancora sigillata, ma che comunque andrò ad aprire. Cioè, guardate che bello, trasuda Giappone da ogni angolo che viene girato. Direi di partire quindi dalle bustine e cominciamo con la prima. Oh yes! Questi sono stati i miei acquisti natalizi, almeno per quanto riguarda le bustine. E andiamo un pochino a vedere che cosa abbiamo. Oh, ragazzi! Allora, questo Gastly, dovete sapere, è stata la mia primissima carta di Pokémon. Proprio la prima che io abbia mai avuto. Me l'hanno data alle elementari, scambiata. Ce l'ho ancora in un top loader. Eccola qui, ragazzi, del set base. Questa me l'hanno data alle elementari. Che sarà stato? Il 2001? 2002? Non lo so. Poi abbiamo Kakuna, Staryu, Magnemite, Nidoran maschio, Doduo, Mewtwo e legame mentale con Pidgeot. Ah no, non sono ancora finiti, ok. Mi aspettavo poche carte perché le bustine giapponesi mi ispirano sempre poche carte. Haunter ed Electrode. Ok, non ho neanche fatto il trick effettivamente, però ho trovato un Mewtwo. Molto bene. Andiamo con la seconda bustina. Dovrei fare il trick quindi? Provo a fare il trick come lo facciamo noi, però non mi ricordo. Non mi ricordo come fosse il trick, quello per le carte giapponesi. Forse un tempo lo sapevo. Non lo so. Boh, proviamo a fare 1, 2, 3, 1 e 2. Non si sa mai. Poliwhirl, ciao amico mio. Drowsy, Pikachu grasso, Poliwag, Growlithe. La fuori serie! Abbiamo trovato Exeggutor fuori serie. Molto bene. Una carta allenatore, che non riconosco, scusatemi. Farfetch, Onix e un Gyarados solo! Attenzione, fuori serie più Holo! Ah, tra l'altro anche il Mewtwo di prima era Holo e non me ne sono accorto. Cioè, ragazzi, guardate quanto è bello Mewtwo in giapponese Holo. È spettacolare! Terza bustina, e a quanto pare il trick l'ho fatto bene, perché se la Holo era l'ultima carta, allora 3 e 2 funziona anche per le carte giapponesi. Quindi andiamo ad aprire quella nuova. 1, 2, 3, 4 e 5. Porygon, Machop, Ponyta, Koffing, Poliwag, Tenacia di Brock, si chiamava in italiano? Haunter, Starmie, Electabuzz e Zapdos solo, ragazzi! Quarta bustina. Quanto mi piace aprire queste bustine così. Voglio comprare più bustine giapponesi quest'anno. 3, 4 e 5. Però solo quelle che sono delle vere chicche, non le espansioni, quelle che escono normalmente. Seal, Vulpix, Electabuzz, Rattata, Diglett, Starmie, Nidoran, anzi Nidorino, scusatemi, Trainer, Voltorb,
Polivrat Olo. Mi sa che la Olo è garantita. Fantastico. Come non detto, io che mi sentivo fortunato oggi. Va bene, va bene. Ultima bustina di quelle spuse. Poi apriremo il blister. 1, 2, 3, 4 e 5. Growlithe, Nidoran, Weedle, Poliwhirl, Pikachu, Pozione, questa l'ho riconosciuta, Arcanine, Raticate, Drowsy e Magneton Holo. Questa qui ce l'ho tra l'altro anche in italiano, prima edizione del set base, eh? Quindi attenzione. E ora è arrivato il momento di aprire il blister, di andare a profanare l'involucro del blister. Eccoci qua, perfetto. Cerchiamo di estrarlo senza fare troppi danni. Sono riuscito ad aprirlo da sotto, ma sarà un po' complesso. Ok, sto prendendo le bustine direttamente da dentro. Oh, forse riesco a non aprire completamente il blister. Ma le promo come le prendo? Oh, attenzione, attenzione, perché Drarz ce la fa con un intervento. Ma ci sono altre promo sotto! Ma pensavo fossero solo due! Oh, da notare come sono riuscito a non rovinare il blister, nonostante tutto. Che bello che è. A quanto pare non c'era solamente Mega Slowbro EX e Pikachu Surf fuori serie, ma c'erano anche altre due promo, cioè il legame mentale e Slowbro EX. Molto molto bene, quindi quattro promo. Io per due anni sono stato convinto ci fossero solo queste due, le altre erano sotto. Sono stato ingannato e abbiamo anche tre bustine, quindi continuiamo ad aprire. Che bello! Altre tre bustine per noi. Dai, sono contento di aver salvato il blister e di non averlo rovinato. 1, 2, 3, 4 e 5. Caterpie, Nidoran, Rattata, Magmar, Poliwag, Trainer, Farfetch, Machok, Doduo e Zapdos Holo again, di nuovo. Va bene. Certo, anche magari trovare gli altri due uccelli leggendari non sarebbe male, non sarebbe affatto male. Charmander, Sandshrew, Porygon, Magnemite, Staryu, Trainer, questo dovrebbe essere tipo lo scambio, Starmie, Nidorino, Growlithe, e attenzione, abbiamo un Hitmonchan Holo, molto molto bene. Ultimissima, non ci sono più altri blister, non c'è più nient'altro. Ultima bustina giapponese di questa espansione che ho in casa. 3 e 2. Poliwhirl, Gastly, Diglett, Vulpix, Magikarp, legame mentale con Pidgeot, Haunter, Electrode, Onix. E abbiamo un Clefairy Holo. Va bene, quelle del blister non sono state belle come le altre bustine, ma diciamo che posso ritenermi soddisfatto così. Spero che questa idea dello spacchettamento con le bustine dal Giappone vi sia piaciuta. Vi raccomando, lasciate un bel pollice in su se volete altri spacchettamenti e noi ci vediamo in un prossimo video. Bye bye.